E allora, amici cari, questa volta abbiamo raggiunto il cuore della bella Treviso, ma soprattutto abbiamo raggiunto un locale storico, un locale che è molto molto piacevole, molto interessante, perché si beve bene, perché si mangia bene, perché c'è allegria e poi perché, come dicevo qualche istante fa, c'è una storia. Con me ci sono Irene, Marco e Andrea. Siamo dai Nanetti e io sono fuori luogo perché sarei già troppo alto, dovrei stare già così per logica. Irene, allora, fammi un sorriso tanto per cominciare. Ok. Parlo con lui. Allora, Andrea, perché si chiama Nanetti? Semplicemente solo perché i vecchi gestori nel dopoguerra erano di bassa statura. E quindi nel centro di Treviso, senza che loro lo sapessero, si diceva andiamo dai Nanetti e da lì ha cominciato a prendere nome. E... Ma erano trevigiani o erano sardi? No, erano trevigiani. Ah, allora non è vero che solo i sardi sono piccolini. No, anche qua ne abbiamo. Senti, Rene, ho detto che qui si sta bene, c'è allegria, qui tutto è più bello, nel senso che io sono già stato, quando aprite a una certa ora del giorno, arriva un sacco di gente, ma lo fa con il sorriso. Perché cosa succede qui dentro? Qui non è solo bere un aperitivo. Perché si sentono a casa. Ecco. Il piacere di venire in osteria e sentirsi a casa, bere un calice di vino, un'ombra, mangiare un panino, passare un po' di tempo... Hai detto due termini meravigliosi, osteria, ombra. Perché sì. Adesso si usano tutti i termini stranieri, non capiamo più un belino. È la nostra tradizione, vero? Quindi l'osteria e l'ombra, è giusto anche mantenerle. Ma quando si beve un'ombra, Marco, che cosa si mangia qui in Anetti con l'ombra? Il cicchetto, puro cicchetto, la rotellina. Ecco, no, spieghiamo, cicchetto in alcune regioni d'Italia è il dopo caffè, dove vivo io il cicchetto lo si beve dopo il caffè, qui nel Veneto il cicchetto è mangiare. Esattamente, l'ombra vuol dire già sosta, vuol dire siesta. E il cicchetto lo accompagna per fare il completo connubio perfetto per due minuti di sosta. Selezione vini, perché io vedo tantissime bottiglie e tantissime etichette, cioè qui puoi scegliere cosa bere. Qui si sceglie, prima si parte dalla zona, sì. Si cercano le eccellenze della zona, tutte le nostre eccellenze del Montello, della zona del Prosecco, della parte bassa del Trevigiano, dell'Ison, e dopo ci si sposta e ci si diverte. 60-70 tipi di vini diversi, etichette, e si cerca di mantenere la qualità. Non diciamo più altro, quando si viene a Treviso si deve passare obbligatoriamente a bere un aperitivo o il dopo cena, chiaramente, dai Nanetti, perché Andrea, Irene, Marco e il loro gruppo di lavoro vi aspettano. E vi aspetto anch'io, mi raccomando, i Nanetti a Treviso.